Buon pomeriggio a tutti, ben arrivati alla pagina di Città e Tempo di Eugenio Costa. Oggi avremo con noi due ospiti molto graditi, Davide Bova e Lucia Canepa. Ma andiamo subito alla presentazione di Dario Bova. Ciao Dario, benvenuto tra noi. Chiedo scusa perché nella presentazione ho sbagliato. Tranquilla. Dario Bova, è l'agitazione, è il bello della diretta È anche. bello, sì. Oggi sei qua con noi per presentare il tuo progetto Modbi e siamo molto curiosi di sapere tutto e di più del tuo progetto fantastico. A te la parola. Grazie mille. Innanzitutto complimenti per la sigla, molto molto carina. E anche tra l'altro rivedere poi il video introduttivo del progetto è sempre emozionante. Quindi grazie ancora. Allora, niente, la Grazie tua... Grazie. Il progetto è un progetto che nasce, diciamo, nel 2018. Praticamente sono andato a un convegno di marketing, aziendale, a Praga e insomma vado a mangiare, ho una fame incredibile. Vado in un ristorante e chiaramente mi portano il menù, in inglese. Ammetto la mia, diciamo, non ancora super capacità di parlare inglese e capirlo, sono un po' scolastico, ma... E comunque ho detto, beh, ho capito tutto quello che vogliamo, ma perché non dovrebbe essere in italiano? Cioè, per quale motivo? Però, vabbè, alla fine ho preso un'insalata, in modo per dire, no? Ero lì con Google Traduttore. Poi è stato ad agosto 2019, sono andato con mio fratello in vacanza a Dubai e lì andiamo in un ristorante, mi portano sempre in inglese. Ho detto, no, qua non è possibile perché Dubai, città super tecnologica, super avanzatissima. Perché non dovrebbe essere in italiano? Cioè, qual è il limite? Non ce n'è. Andiamo tra un po' su Marte, ok? E non abbiamo il menu in tutte le lingue. I sistemi digitali ci sono. E quindi ho detto, no, qua qualcosa bisogna fare. E così sono tornato, chiaramente parliamo dell'agosto-settembre 2019, bisognava poi trovare i programmatori, perché un conto è avere un'idea, e un conto è metterla in pratica. C'è veramente un abisso, un'enormità. Perché? Perché c'è chiaramente da preparare lo staff, gli investimenti, tecnologia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io avevo l'idea, ma volevo trovare però il programmatore, perché se ce l'hai in casa è meglio. E così ho fatto un po' ho chiamato un po' qua, un po' là, insomma, poi ho avuto anche altre cose nel frattempo. Alla fine ho trovato un ragazzo che però purtroppo durante il percorso mi ha abbandonato perché non ha creduto nel progetto e infatti mi dispiace. Ma nel frattempo c'era mio fratello. Mio fratello è un programmatore iOS molto molto in gamba. Non l'ha mai fatto come attività perché lui è sempre stato un DJ, ma è sempre stato anche appunto un programmatore. Così, vuoi un po' per quello che è successo, diciamo, nell'ultimo anno, ha dovuto chiaramente reinventarsi. E da lì io ho detto: senti Gianni, mio fratello, ho detto, guarda, io ho questa idea, perché non la facciamo? Da lì è nato il tutto, quindi il progetto e l'attività è nata da me e mio fratello. Poi nel tempo abbiamo dovuto anche cercare la parte Android, perché lui fa iOS, ci mancava la parte Android. E così il destino, non te lo racconto neanche, ma quando segui il flusso, le cose succedono da sole. Io ho avuto una Proprio marea, vero. guarda che è così, credimi, io ho avuto una marea di queste cose qua, sbalorditive, al limite del miracolo. Non, proprio non sto scherzando. Abbiamo incontrato fatti questi due ragazzi in maniera incredibile. E pac, abbiamo fondato la nostra società. Quindi noi quattro fondatori abbiamo iniziato la programmazione, ci abbiamo messo un anno di programmazione bella e buona, però ne valsa la pena chiaramente. 10 ore al giorno di programmazione. Loro, io buttavo giù varie robe, business plan, eccetera, eccetera. Chiaramente tutto a gratis perché si investe in Come un'attività. ogni progetto. Assolutamente, ci devi credere e anche appunto farlo a gratis. E cosa abbiamo fatto? È stata una sfida molto interessante perché alcune persone dicevano: è impossibile fare un gestionale di fatto
come app. Noi abbiamo detto di impossibile non c'è niente, la storia ce l'ha insegnato. E così, ovviamente, con un grande fatica, un grande lavoro, una grande programmazione, invece abbiamo creato il gestionale sotto forma di applicazione. E qui la prima cosa impossibile l'abbiamo spuntata. Ma poi dopo andiamo avanti nel tempo, ma è impossibile che ci sia qualcuno oggi con la situazione che c'è, la crisi che c'è, che si fidi ancora di qualcuno. E ho detto perché no? Insomma, basta essersi comportati bene e avere fatto sempre le persone corrette nella vita, diciamo, la correttezza nel tempo ripaga. E così, attraverso vari post, ne ho fatti tre, ho fatto un crowdfunding personalmente, quindi non mi sono appoggiato a strutture che ci sono online. Ho presentato l'applicazione a 133 persone, hanno aderito in 126, quindi Mamma mia, direi che è un risultato persone. molto molto importante. E non solo, 126 persone però che mi hanno portato un capitale iniziale che mi hanno permesso chiaramente di mettere in piedi tutta la macchina di 224.000 euro. Quindi è stato un grande, grande risultato. Altra spunta sull'impossibile che è stato fatto. Complimenti. Grazie. E così abbiamo messo in piedi la macchina. Per noi è stata una emozione veramente unica perché, sai, dal pensare di averlo nella tua testa e a vedere che sei andato dal notaio, infatti le alcune foto iniziali eravamo dal notaio in Costituzione, in una sala bellissima, non ha emozioni che si possono paragonare. E da lì abbiamo quindi costituito la società, siamo messi in piedi, il 29 aprile l'abbiamo costituita, ci è voluto più o meno un mese tecnico per tutti gli atti amministrativi, la preparazione e quant'altro, e il 29 maggio siamo usciti con l'applicazione a livello mondiale. Bravissimo. Mudbee, grazie. Mudbee è un'applicazione a livello mondiale, la puoi scaricare in tutti gli store del mondo, sia iOS che anche Android. Ovviamente partiamo in Italia, quindi i nostri primi clienti li abbiamo inseriti nel 2020, io stesso ho fatto il porta a porta, per alcuni di quelli che conoscevo, e parliamo nel 2020. E da lì siamo partiti con quei pochi che avevamo. Poi adesso stiamo crescendo, è entrato proprio anche un altro ristorante proprio ieri. Ho iniziato i primi mesi, quindi maggio, giugno, e ancora oggi sto costruendo la rete vendita, che per me è fondamentale, cioè bisogna prima avere una buona rete vendita strutturata, ma non solo strutturata come persone, ma anche come organizzazione informatica. Io sono molto tecnologico, ovviamente, quindi sto mettendo in piedi tutto questo aspetto qua. E poi chiaramente anche la parte programmazione, idee e quant'altro. Quindi un percorso molto, molto avvincente, sicuramente molto impegnativo, con delle grandi sfide, ma il prodotto è un prodotto molto bello che piace, semplice e intuitivo. La cosa bella è proprio questa, che essendo un'applicazione e, come dire, usabile da chiunque e in tutto il mondo, deve esserlo. Io non posso permettere che la gente mi chiami ogni giorno perché non capisce come fare una determinata azione. Sarebbe per me controproducente. Certo. Quindi l'abbiamo fatta tradurre ad oggi in 9 lingue, pensa, 9 lingue da traduttori professionisti. Ecco, questa è una grande differenza rispetto a diversi, diciamo, concorrenti attualmente che ti dicono 60 lingue, 18.000, sì, per forza, perché sono collegate a Google Traduttore, ma non è una traduzione ovviamente professionale. Infatti anche i traduttori, per esempio, noi li stanno traducendo la nostra app con un'app che gli abbiamo creato, quindi una cosa fuori di testa. Veramente stiamo, noi, ecco il mio obiettivo, a me piace molto il futuro, mi piace molto la tecnologia, quindi tutta la mia società deve essere orientata in quel senso, in tutte le massime direzioni Certo, possibili. dietro ogni grande progetto ci sono delle grandi menti e delle grandi persone. Grazie. Spiega al nostro pubblico che ti sta facendo i complimenti, ecco, tantissimi complimenti da tutti. Spiega al nostro pubblico come fare a scaricare la tua app, cosa serve esattamente, perché non tutti hanno magari ben capito. Spiega cosa serve la tua app. Ok, allora l'applicazione si scarica dagli store, si chiama Mudbee, Milano, Otranto, Domodossola, Bologna, Empoli, quindi si va sugli store e si scarica. E che cos'è?
Allora, noi abbiamo detto, se dobbiamo inventare, dobbiamo fare qualcosa, cioè o la facciamo che quando ci guardano si mettono a ridere e ci mandano a quel paese, oppure dicono, ragazzi, ma che cosa, da dove è venuta fuori questa grande idea? Ecco, questo è il nostro, cioè dobbiamo fare l'effetto wow. E così abbiamo detto, prendiamo una cosa che di solito tutti la utilizzano, cioè la ragionano come un servizio. Noi sì, servizio, ma divertimento e intrattenimento, social. Quindi abbiamo trovato social menu. Perciò Moodle è un social menu, è un menu digitale unito al divertimento e intrattenimento e anche un aspetto social. Quindi fondamentalmente tu scarichi l'app, sei ad esempio in Italia, te la scarichi adesso, hai le scelte iniziali, puoi sceglierti il tuo cameriere, al momento abbiamo due camerieri virtuali, ma ce ne saranno altri. Ecco, attenzione, il cameriere che abbiamo nell'app non sostituisce quello fisico, è solamente per puro gioco, eh? Ok. E Certo. quindi mi scelgo il cameriere, oggi appunto sono due, Armando e Marzia. Già adesso in programmazione abbiamo il terzo cameriere, ma ne usciranno 10, 15, 20 di tutte le razze, colori, religione e quant'altro, ok?